Federico Vidic, noi la troviamo in un posto un po' lontano da noi, anche se lei in realtà è goriziano. Ci racconta in questo momento lei dov'è? Io in questo momento mi trovo ad Amman, capitale del regno hascemita di Giordania, dove sono diplomatico presso l'ambasciata d'Italia. Lei è nostro ospite soprattutto perché ha scritto un libro molto interessante sulla diplomazia goriziana nel Medioevo e diciamo che ci ha un po' raccontato e anche mostrato quello che in realtà Gorizia era, una specie di ago della bilancia, un posto di passaggio. Ci racconta com'è nato questo suo libro. Allora, il libro nasce dal confronto con diversi studiosi che hanno dedicato a Gorizia i loro studi e le loro diciamo, fatiche sia come docenti universitari ma anche come storici della nostra realtà locale, che come prima cosa mi hanno insegnato che a Gorizia, ma in generale nella nostra regione tra le Alpi e l'Adriatico, la storia non è mai solamente locale, ma ha sempre un senso più ampio, un senso che va al di là dei nostri confini e che ci fa proiettare verso l'Europa, centrale, orientale, anche il Mediterraneo e l'Oriente. E questa è una caratteristica che viene già dal Medioevo, cioè diciamo dall'epoca dopo l'anno 1000 in cui si è un po' creato quel mondo a metà tra diciamo, il Sacro Romano Impero, la Repubblica di Venezia, il Regno d'Ungheria, le varie realtà politiche e anche geopolitiche che poi ci accompagnano fino ai giorni nostri, anche se diciamo, in un contesto molto diverso. Quindi è questa geografia che si fonde con la storia, che è un po' la caratteristica dei nostri territori. E quindi questi studiosi si erano imbattuti in diversi diciamo, personaggi che sono partiti da Gorizia e che poi sono andati nel mondo. Poi, diciamo, questa è la caratteristica un po' del goriziano, laddove fa delle attività all'estero, ma è soprattutto una caratteristica insita dei diplomatici, di essere dei rappresentanti di un qualche potere territoriale, di un sovrano oppure di una repubblica, che poi vanno nei diversi angoli diciamo, del mondo che a seconda delle epoche è quello conosciuto. Il Medioevo ovviamente è un'epoca molto vasta, molto complessa, ma possiamo Certo. dire che è grosso modo. Siamo ancora nell'epoca in cui non si conosceva l'America, quindi il mondo è quello euro-mediterraneo. Certo, ecco, lei questo suo libro ci trasporta, ci fa andare a Mosca, ma ci fa andare a Costantinopoli. Come mai questi passaggi? Perché ha deciso di dare questi titoli ai suoi capitoli del libro? Allora, la caratteristica più saliente dei personaggi è che sono stati dei precursori, c'è sempre una prima volta. Quello che diciamo sono i primi contatti, il primo rappresentante dell'imperatore asburgico, in quel caso Massimiliano I, con l'impero ottomano, è un goriziano, per cui il modo più emblematico per far capire che è una prima volta è dare un luogo e dare una data. Così anche il primo ambasciatore, diciamo, germanico nel Granducato di Moscovia, quindi in quello che diventerà la Russia, è anche un goriziano. Anche in questo caso è stato, come dire, un personaggio che era il figlio diciamo, del vicario del conte Leonardo di Gorizia. Quindi quando andiamo al castello di Gorizia, il padre di Giorgio della Torre, si chiamava Giovanni della Torre, era un po' il castellano. Trovarlo al Cremlino di Mosca effettivamente può essere una sorpresa. Ma in parte questa sorpresa deriva dal fatto che i nomi stessi di questi personaggi sono complessi e hanno bisogno un po' di essere, come dire, interpretati e capiti, perché noi troviamo nelle fonti russe parlare di Yuri Delator,
unica parola delator, piuttosto che Georg Thorn o Georg Thurn in quelle germaniche, e in quelle veneziane Zorzi delatore. È sempre la stessa persona che viene tradotta e che ci fa capire anche che erano delle figure che comprendevano molte lingue, che si rapportavano con mondi diversi proprio perché nella nostra zona si incontravano realtà politiche, sociali, economiche, culturali distinte, che poi sono quelle che sono un po' la caratteristica del nostro confine. Questa loro caratteristica multiculturale, multilinguistica, che in verità si fondeva in un'unica personalità, ci suona molto familiare perché è la storia del nostro territorio ed è proprio la caratteristica che li faceva prediligere per queste missioni in terre lontane che duravano anni, con viaggi lunghissimi di migliaia di miglia, con grandi difficoltà, anche pericoli della vita, e bisognava avere tante risorse, tante conoscenze, e queste conoscenze si accumulavano nel nostro territorio di confine. Ecco, questo è il suo secondo libro, mi ha parlato prima, quando ci mettevamo d'accordo intorno all'intervista, anche di un terzo libro. Ci racconta di cosa tratterà questo terzo libro? Allora, il terzo libro in verità è già pronto, ma non è ancora distribuito, a cura della drogheria 28, studio bibliografico Volpato, nonché Biblioteca Statale Isontina di Gorizia, e parla di Giovanni Battista Werdenberg. È stato il primo cancelliere austriaco nel 1620, fu incaricato dall'imperatore Ferdinando II d'Asburgo di creare l'ufficio della cancelleria austriaca. È sostanzialmente il primo di una serie che arriva fino a Kurz, fino all'attuale cancelliere. Che fosse un altro goriziano, anche questo può essere una sorpresa. Ed è il personaggio che ha donato alla città di Gorizia l'attuale sede della biblioteca, la biblioteca statale, infatti si chiama Palazzo Werdenberg, fu un protagonista della, diciamo, dell'epoca della guerra dei Trent'anni ed ebbe anche un ruolo fondamentale nell'evitare che la guerra distruggesse, come aveva fatto altri territori, ma che, diciamo, che non distruggesse quello del confine con la Repubblica di Venezia, quindi il Friuli, il Goriziano, Trieste e la Carniola. È un uomo di pace, un uomo che, come diceva l'ambasciatore veneziano a Vienna, che sapeva divertir, cioè sviare la guerra. Certo. Un altro diplomatico di Gorizia.